Il mio personaggio è un cameriere annoiato di questo ristorante, evidentemente è un giovanotto che ha fatto questo mestiere da tanti tanti anni ed è molto molto stanco. Questa è la mia prima esperienza al doppiaggio, devo dire fantastica, perché io uso molto la voce alla radio, però qui è tutto diverso, magico. Alla radio io vado molto a braccio e qui invece c'è il rigore di un copione e poi entrare in qualche modo nel personaggio che rappresenti. Per vivere questa magica avventura vorrei sicuramente al mio fianco i miei figli, perché i bambini sono gli unici che possono seguirti in questa straordinaria magia. Ma io spero ci sia della magia latente in voi. Sicuramente nel nostro mondo esiste la magia, basta saperla trovare. E allora una carezza, uno sguardo, un sorriso, questa è la magia. Se potessi avere un giorno in più come i due protagonisti di Onward, lo passerei sicuramente con mio nonno, perché ricordo con gioia quando mi portava nelle aule di tribunale e si metteva questa straordinaria toga. Mi sembrava quasi un mantello magico. In Onward, oltre la magia, il pubblico si dovrà aspettare grande emozione, una straordinaria avventura e poi questo rapporto magnifico tra questi due fratelli. Una grande storia di famiglia. Onward, oltre la magia, sul sipario!